a tutti quanti. Quest'oggi inauguriamo la nuova rassegna Boccioli di Parole, la rassegna primaverile. Iniziamo ed è inaugurata questa rassegna da un libro che tratterà di un personaggio storico molto amato anche in Italia, di cui ci parlerà l'autore e modererà l'incontro la professoressa Doriana Campanella. Quindi io vi ringrazio nuovamente per aver accolto il nostro invito, ringrazio Scaffale Web per le riprese e le registrazioni, ringrazio i ragazzi del servizio civile del Proloco, il presidente Nini Galasso e la nostra addetta stampa Maria Sportelli. Quindi spero che sia una piacevole serata culturale per poter ampliare il nostro bagaglio, insomma, che sia anche un'esperienza, quindi non solo per ricevere informazioni, ma anche sia un momento per formarci, per edificarci, perché la cosa bella di queste rassegne, che noi ci teniamo sempre a sottolineare, è che creano una rete di relazioni che è molto importante. Voi sapete quanto è stato brutto dover stare 2 anni insomma, senza potersi relazionare, ma finalmente ci siamo scatenati. Ecco perché mi dicevano, ma già la terza rassegna, sì, faremo anche quella estiva, quella autunnale e quella invernale. Cioè quest'anno sarà proprio un anno dedicato alle rassegne, sì, perché vogliamo incontrare tanta gente, vogliamo condividere con loro quello che pensano anche sui libri, e presentare tanti autori che sono stati anche fermi per 2 anni, non hanno potuto fare i loro tour di presentazioni e quindi ecco perché la decisione di iniziare a ottobre del 2022, finiremo a dicembre di quest'anno, quindi ci prendiamo tutto l'anno. Quindi grazie ancora, scusate se insomma sono stata abbastanza prolissa, però ci teniamo ogni volta a spiegare le motivazioni che ci spingono a organizzare queste rassegne. Grazie. Allora, buonasera a tutti, presentiamo il nostro Michele Diomede, autore di questo romanzo biografico storico, Ragazzo di Puglia, ovviamente dedicato dal titolo, si capisce, al Federico II. A Federico II, che era chiamato Ragazzo di Puglia, ma per sineddo, che diciamo che Puglia si intende tutto il sud, no? Anche in Germania, no? lo chiamavano così, Ragazzo di Puglia, un po' in maniera dispregiativa, dici nel sì, tuo libro. Sì, perché i tedeschi hanno sempre avuto un po' la spocchia di dire ma noi siamo il tuo impero, tu che ci fai lì al sud? Tipo un po' Terroni, no? un po'. Das Kinder von Puglia, lo dicevano con disprezzo. Comunque Ragazzo di Puglia è anche un titolo appropriato per Federico II, perché lui amava tantissimo la Puglia, ma poi ne parliamo. Sì, poi ne parliamo. Senti, com'è nata l'idea di questo libro su Federico II? Eri un appassionato quando hai studiato? Beh, guarda, noi pugliesi abbiamo Federico II come nume tutelare, si può dire, no? Perché in Puglia i castelli federiciani sono tantissimi. E poi io che sono nato a Bari, sono nato di fronte al castello Svevo, che è un castello magnifico, come tutti i castelli federiciani. E poi quando ho fatto l'università ho dato un esame di storia medievale incentrato su di lui, ed è un personaggio che mi ha veramente affascinato, perché Federico II ancora oggi ha un fascino, ha una notorietà, ha una pubblicità in tutto il mondo come personaggio veramente fuori dai ranghi. Nietzsche, il filosofo, diceva, è stato il primo europeo di mio gusto, per dire che era una persona straordinaria, proprio fuori dagli schemi. Sì, una personalità affascinante fin dalla nascita. Sin dalla nascita.
sin dalla nascita. Direi questa, anche questa tour party, allora devo dirti che ci siamo sentiti per telefono e ti ho detto che mi è piaciuto tantissimo questo grazie. Libro. Ero partita, è stata una sfida perché io non amo molto i libri storici, però a me piace mettermi in gioco e quindi va bene così. E devo dire che è stato veramente bello scoprire un Federico II ovviamente completamente diverso da quello che ho studiato e che insegno anche, diciamo, quindi nella doppia veste. Mi aspettavo una cosa completamente diversa, quindi mi hai stupito e voglio dire questa è una cosa molto positiva per un lettore, essere stupito. E mi ha stupito molto, forse da donna, vedere quante donne abbiano influenzato la vita di quest'uomo. Beh, da ragazzo, la mamma. La mamma era Costanza d'Altavilla. Lui, Federico II, è nato a Iesi, nelle Marche, no? Iesi, no? Lui diceva Iesi la mia Betlemme. Non era un tipo modestissimo, Federico II, no? No, e poi nato il 26 dicembre del 1194, lui ha avuto questo destino incredibile di nascere a Iesi, nella piazza cittadina di Iesi, perché sua madre, aveva 40 anni e a quell'età una donna di 40 anni era una donna vecchia, ma proprio di una vecchiaia estrema. E quindi insomma si ponevano molti dubbi, no? Che lei potesse partorire un figlio, e lei appunto per fugare ogni dubbio decise di partorire in piazza in una grande tenda allestita per l'occasione, e tutte le donne maritate, ma non solo le donne nobili, anche le popolane potevano assistere al parto, proprio per appurare che fosse il frutto appunto del suo grembo e non magari, come si sospettava, un figlio preso in prestito da qualcun altro. Quindi lui ha questo destino già fiabesco, no? Di nascere per strada. I rapporti con le donne, lui, diciamo, a parte la mamma che poi insomma, è venuta a mancare quando molto. Lui era aveva 4 anni, quando prima, però gli lascia prima, un bel destino sistemato, sì. No? Lui praticamente ha vissuto a Palermo la sua infanzia, ed è stata un'infanzia, diciamo, di solitudine, perché chi si occupava di lui era il Papa di allora, Innocenzo III, il grande Papa, terribile, insomma, quello che diciamo, ha posto per primo il primato del papato su tutto. Diceva prima c'è Dio e poi c'è il Papa, e non c'è imperatore che tenga. Il papato è il potere assoluto. E quindi c'è stata tutta questa lotta che ha fatto con l'imperatore, che poi non farà con Federico perché morrà quando lui sarà ancora un giovinetto, ma insomma con gli altri, questo papa combattivo terribile, che si incarica, non lo fa per Amor Dei, lo fa perché è anche pagato dalla mamma, da Costanza, gli dà un lascito di 30.000 talenti d'oro all'anno, e poi il Papa si premunisce di cosa? Dice a Federico: tu sei il re di Sicilia e probabilmente sarai anche eletto imperatore di Germania. Allora io, come Papa, non posso permettere che ci sia un impero da una parte e un regno dall'altra, io in mezzo, no? Quindi adesso tu ti impegni con me a dividere i due regni, no? Un conto è la corona di Sicilia, che potrai dare a tuo figlio, la puoi tenere per te, e un conto è l'impero. Devono essere due cose distinte. Questo non lo farà Federico. Comunque stiamo parlando delle donne. Allora, le donne, Federico ha avuto qualcosa come 16 figli riconosciuti, però ne ha avuto una caterva oltre. Perché? Vabbè, a lei, ragazzi. Amava le donne. Siamo anche discendenti di Federico II. Allora, lui a 14 anni praticamente gli è stato imposto il matrimonio dal Papa.
Perché? Perché il Papa ci teneva che lui si imparentasse con una dinastia spagnola, gli Aragon, no? E quindi lui a 14 anni fu costretto a sposarsi con questa Costanza, la sua prima moglie, ed è probabilmente la donna che lui più ha amato, perché è stata l'unica a cui ha concesso il titolo di imperatrice, no? Lei aveva 25 anni, era vedova del, di re Sigismondo di Polonia, e in sostanza lui non era d'accordo, lui non voleva sposarsi perché dice una donna vecchia, insomma, parliamo dei canoni di allora, lui aveva 14 anni, dice però, dice il Papa, gli dice perché abbiamo questa corrispondenza finta, dice ti conviene sposarla perché lei ti porta in dote 500 cavalieri. Allora Federico II era un ragazzetto, però era già re, perché a 14 anni, secondo la legge normanna, lui era già maggiorenne, quindi comandava lui. Però aveva dei problemi in casa, perché la Sicilia era una terra, come dire, infestata da tante etnie, tra cui quella musulmana, che provocava disordini, che diciamo faceva di tutto perché non volevano padroni, quindi cercavano di scalzare il potere istituzionale, quindi ribellioni, saccheggi, insomma, era un tumulto questa terra. E lui aveva bisogno di ordine, quindi quando seppe che gli arrivavano in dote 500 cavalieri, una manna dal cielo, perché lui poi era un reuccio squattrinato, diciamo la verità, perché insomma le casse dello Stato erano vuote, c'erano stati dei disordini, dei vuoti di potere, insomma alla fine gli fa comodo questo matrimonio, accetta di sposarsi obtorto collo, malvolentieri. Però poi quando conosce Costanza evidentemente se ne innamorò. Allora Doriana, adesso mi preme fare una digressione, diciamo così. Vai. Questo non è un saggio storiografico, è un romanzo, no? Allora, in un romanzo, diciamo, l'autore non deve commettere sciocchezze, cioè non può né fare anacronismi, no? Nel senso di scrivere qualcosa che non è, diciamo, dell'epoca, né tantomeno modernizzare, come dire, le psicologie, quindi il personaggio deve stare attento. Allora, è chiaro che noi stiamo parlando di 800 anni fa. Allora, che cosa sia stato il rapporto tra lui e Costanza? Beh, è un po' difficile dirlo perché non abbiamo documenti che ci hanno riportato quale fosse la loro intimità, che cosa si dicevano, che cosa facevano. Allora lì il romanziere deve un po', diciamo, giocare di fantasia. Infatti io mi sono immaginato dei dialoghi tra di loro, però cercando di tenermi quanto più possibile nel verosimile, diciamo così. Però posso dire che secondo, diciamo, non solo me, ma tanti studiosi, che l'unica donna a cui lui abbia tenuto, proprio dal punto di vista proprio della stima, del rispetto, sia stata proprio la prima moglie. Mentre invece si parla dell'ultimo suo grande amore, che è stata questa Bianca Lancia, che lui avrebbe sposato in articolo mortis, insomma in punto di morte, però non abbiamo la certezza. Si dice che lui fosse, anzi, sia invaghito di questa donna, ma lui ne ha avute tante, tantissime di donne. Però sì, quasi vicine agli ultimi. Sì, allora è stato sposato con Costanza ad Altavilla, la seconda moglie era una ragazzina di 13-14 anni, proprio imberbe, si chiamava Yolanda di Brienne, che gli fu anche questa imposta da un altro papa, morto Innocenzo III, ce ne sta un altro, Onorio III, anche lui, che gli impone di sposarsi con questa Yolanda, questa fanciulla, che lui tradisce il primo giorno di matrimonio, la notte, la prima notte di nozze, la tradisce con sua cugina, insomma era un donnaiolo. Mi ha fatto ridere che, come sì, l'hai descritta, no? Sì. Una tredicenne smunta dall'area triste e il latino pieno di strafalcioni, che in ogni momento si sforzava di non piangere per la sua insufficienza. Sì, mi sono immaginato una ragazzina molto timida, molto, insomma, inadeguata rispetto, sì, a lui, che era un uomo ormai maturo, navigato, e quindi chiaramente, insomma, mi sono, sì, immaginato. Poi
si racconta che lui abbia tradito. Sì, sì, lo dici, che sì, quella notte stessa la tradì con una sua cugina Anias, più grande di lei di qualche anno e molto più avvenente. Sì. E alla quale prodigai peraltro una decina di scimi, discipiti versi d'amore, di cui mi auguro si perda rapidamente a memoria. Però la descrivi anche, poi dopo, no? Gli occhi languidi, sempre Isabella. Isabella è la terza, è l'inglese, sì, sì. La terza moglie che morì di parto. Che morì di parto. No, Yolanda morì di parto. Di parto morì anche Isabella di Fischer. Sì, tutte e due. Allora, vabbè, le donne erano purtroppo soggette a infezioni dopo il parto, eccetera. E, stiamo parlando di Isabella, bellissima secondo le cronache del tempo. Anche lei imposta da un altro papa, Gregorio IX, lui ne ha passati quattro di papi, diciamo Federico II. Beh, diciamo, il rapporto con le donne è stato sempre turbolento, è sempre stato, diciamo, sempre abbastanza traditore da questo punto di vista, non è mai stato fedele a nessuno, ma d'altronde era un po' il costume dell'epoca, dai. Sì, sì, sì. Il sovrano, capirai. Però soprattutto le due Costanza, diciamo, sì, sono state la quelle cultura, che... questa cosa che mi ha colpito, di quest'uomo colpito dalla cultura, cioè qualunque persona incontrasse, almeno il tuo personaggio, no, di Federico II, veniva colpito dalla cultura. Beh, però Doriana, attenzione... Non è che io l'ho voluto acculturare con il no, no, veniva, no, lui veniva lui colpito, un uomo sì, coltissimo. Sì, parla del tedesco in 10 giorni. Sì, lui era intanto un ragazzo che è cresciuto a Palermo in un ambiente cosmopolita. Loro studiavano tedesco. E già a 14-15 anni lui conosceva 5-6 lingue, no? Perché a Palermo c'erano i greci, c'erano gli arabi, c'erano i normanni, c'erano i sinti, c'erano gli italiani e c'erano gli ebrei. Quindi lui ha modo di farsi una cultura cosmopolita ed era poi un ragazzo curiosissimo, un ragazzo molto intelligente, con un'intelligenza veramente di livello superiore, questo detto da testimonianze proprio scritte, e quindi è sempre stato un grandissimo mondo. Federico II poi tra l'altro era avanti negli anni, perché? Perché a differenza di, diciamo, della media dei sovrani, lui si circondava non solo di nobili, lui amava le persone che avevano quel quid che a lui stava bene, che poteva essere cultura tecnica, umanistica o matematica, no? Voi a scuola avete studiato Leonardo Fibonacci? Avete mai studiato? No. No? Non siete ancora arrivati? No, non è. Non sta nel programma. No, è stato, non è stato quello, che, quello che ci ha portato la matematica dagli arabi in Italia, è stato Fibonacci, che stava alla corte di Federico II. Federico II. Non solo lui, ma c'erano dei grandi, grandissimi uomini. Lui si circondava di matematici, astronomi, letterati, artisti più svariati natura. Insomma, era eclettico. Sì, mi ha colpito molto il fatto del maestro. Parli di un Federico II riguardo la cultura, un bambino un po' irrequieto, no? Da piccolino, sì. Ovviamente, solo, con sì, la solitudine. Chiaramente me lo sono immaginato. Immaginato, e beh, certo, un bambino ovviamente. Da solo. Ovviamente. Oh, c'è qualche lettera mandata al Papa in cui ci si lamenta che era un po' irrequieto, che era un po' indolente. Che... verso i mai precettori. Sì, e soprattutto che non era molto attento alla pulizia. Quindi c'era questa cosa che era un po'... la... fino a quando non arriva questo sì. Guglielmo Francesco di Monteforte. Sì. Che gli inculca l'amore per la sapienza, no? Da cui non si libererà mai più. Da cui non ci si libera mai più, no? Perché lui è quello che gli insegna a leggere i classici, no? Federico aveva delle letture, ma non era ancora arrivato, perché i suoi precettori erano dei preti, no? Invece questo arriva e gli comincia a far conoscere la cultura laica, e quindi i grandi classici da Virgilio a Vitruvio a Seneca, e chiaramente lui ragazzino 12-13 anni, insomma voi immaginate,
12, un ragazzo di 12 anni che è immerso in questi classici, eppure lui subito viene colpito e dice appunto, mi faccio vivere, dice sì, non mi libererò mai più. Questo... È il mal sottile dei libri, non ci si libera mai più. Chiama i libri, come fa poi a dimenticarsi? No, non si libera. Inocularmi, me lo sono segnato. Inocularmi il male sottile dei libri da cui generalmente non si guarisce. Non si guarisce. Questa è la mia idea, ma sì, no, per... spero che sia stato un pensiero pure suo. E tu dici che lui pensa che quest'uomo, questo Guglielmo Francesco di Monteforte, lo aveva conquistato più dei dotti, cioè di tutti i dotti che aveva avuto intorno. Certo, ma erano dei dotti, diciamo, che gli inculcavano una cultura formale, un po' bigotta, insomma, lui studiava i salmi, queste cose qui, invece questo lo erudisce la cultura, diciamo, quella classica, quella che lui amerava. Esatto. Per sempre, sì. Un altro tipo di cultura la scopre sempre con la moglie, che è la cultura cortese, no? Che viene della sì, cortese. Allora, io mi rivolgo sempre a loro. Ragazze, vi interroghiamo. Sì, sì. Allora, la letteratura in Italia dove nasce? Nasce in Sicilia, no? Poi passa in Toscana, ma per 100 anni è solo la Sicilia. Io quando spiego la scuola siciliana dico sempre noi per caso parliamo toscano, avremmo potuto tranquillamente parlare siciliano, certamente. Ecco, in Sicilia, intorno alla corte di Federico, soprattutto di sua moglie, che secondo me è quella che gestiva, perché lui magari era troppo occupato anche per faccende guerresche, c'è questa... corte di poeti siciliani, alcuni dei quali io non posso citarvi, Ciullo d'Alcamo, no? Ce ne sono di veramente di inventore del sonetto. Ci sono dei poeti molto, molto valenti, no? Ci sono delle liriche molto belle, e poi Giacomo Valentini. Poi in Sicilia è stato inventato il sonetto. Il sonetto è stato inventato in Sicilia. Quindi insomma c'è questo primato, no? L'unica differenza che c'è tra la cultura provenzale, no? La lirica provenzale e quella sicula, è che in Sicilia erano proibiti i motivi politici. Si doveva parlare, discettare soltanto di amore. L'amore, amore, amore. Mentre invece in Francia, lì nella Francia del Sud, in Provenza, era lecito anche affrontare dei temi politici, dei temi, diciamo, inerenti la vita, diciamo, più in generale, così. Sì, è bellissimo quando l'ho segnato. Dice, parlando con la moglie, con Costanza, la prima moglie, attonito, apprendevo che da oltre un secolo nelle più civili leggi europee si elaborava una complessa quanto raffinata concezione dell'amore, lungi dall'esaurirsi nello spazio intercorrente tra l'intimità e l'attrazione sessuale. Tale sentimento doveva intendersi perennemente in evoluzione, un fluire continuo tra desiderio erotico e tensione spirituale, angoscia e sublimazione, sofferenza e diletto. E non era tutto. A siffatto genere d'amore non si richiedeva la sacra legittimità del matrimonio, al contrario, esso doveva essere rigorosamente adultero. Sì. Eh sì, perché di solito c'è sempre l'amore tra il paladino, no? Sì. E la regina, quindi era un adulterio. Cioè, ciò mi era difficile da comprendere, cioè, dici tu. Certo. Ero cresciuto in un paese dove la massima gloria per una donna consisteva nell'eclissarsi una volta compiute le sue funzioni essenziali legate alla cura della casa e dei figli. Esattamente, dalla Sicilia a Marzo dice, ma come? In Nord Europa ci sono questi rapporti così liberi, cadeva dalle nuvole, no? Però, cioè, dai proprio l'idea con queste parole della grande apertura mentale, sì, no? Sì. Questo amore per le donne, questo essere le anche... Le donne e il fatto che lui abbia accettato l'insegnamento di una donna, più matura. Esperta, che lo ha veramente fatto crescere da questo punto. Cioè non ha avuto quella remora, perché sei una donna, nonostante fosse cresciuto in una situazione del genere. Ma l'ho detto, lui non era un uomo, diciamo, che coltivava pregiudizi.
lui trattava gli altri per il loro valore, cioè non era il tipo che diceva no, tu sei una donna, stai al tuo posto, oppure tu non sei un nobile, quindi io non posso avere rapporti con te. In questo era molto avanti, molto. Molto, sì, veramente una scoperta da questo punto di vista, sì. Non, poche volte... Non a caso lo chiamavano stupor mundi, no, stupor mundi, lo stupore del mondo, però questo gli amici, invece i nemici lo chiamavano l'anticristo. Il Papa, c'è stato l'ultimo Papa che era Innocenzo IV, ha delle parole terribili per Federico II, lo chiama bestia immonda che sale dal mare con nomi pieni di bestemmia, cioè ne fa un ritratto terribile. Se voi leggete la Divina Commedia, Dante colloca Federico nel sesto cerchio dell'inferno, uno dei posti più cupi, la città di Dite, no, dove i condannati sono appunto destinati a bruciare per sempre all'interno di un sepolcro, farinato degli uberti, no? Perché? Perché lo ritenevano, lo si riteneva allora, un eresiarca, cioè un eretico, cosa che non è affatto vero, perché lui era sicuramente animato da una fede non di tipo bigotto, no? Però certamente era un cristiano e non un amante dell'Islam, un amante dell'Islam perché intratteneva rapporti con gli emiri, perché per la sua intelligenza lui non rifiutava. Poi magari se voi possiamo parlare della sesta crociata che intraprese Federico. Ci volevo arrivare, sì, perché mi ha colpito molto, ma questa è una cosa che per fortuna si dice, no? Chi ha un minimo di erudizione su Federico II lo sa. Federico II fu costretto, diciamo, dopo tante costrizioni da parte del Papa, a intraprendere questa benedetta crociata. Ma lui non lo voleva fare, cioè questa... perché non voleva, e tu lo dici più volte nel tuo libro, non voleva spargere sangue. Sì, spargere, non voleva spargere sangue perché inutile, perché la riteneva una cosa inutile. Perché versare sangue quando possiamo mettere d'accordo? Invece l'accordo con il sultano viene preso come uno dei più grandi sultani. Allora, andiamo per gradi. Lui fu il primo a promettere al Papa che avrebbe fatto una crociata, perché come tutti gli imperatori allora dovevano difendere la fede, quindi lui al momento dell'incoronazione promise a Innocenzo III che lui sarebbe andato in Terra Santa per la crociata. Però poi lui si accorse che gli impegni erano tanti e quindi rimandava e morto Innocenzo III, Onorio III lo caldeggiava: oh, tu hai promesso di fare la crociata e la devi fare. E Onorio III, che è stato uno dei suoi precettori quando era ancora un po' indulgente con lui, ma quando arrivò Gregorio IX non gli diede più scampo, disse o fai la crociata o ti scomunico. E infatti lo scomunicò, siamo nel 1229 quando fu scomunicato, e lui a quel punto fu costretto a partire, perché in qualche modo doveva un po' controbattere, e quindi lui pensò che intanto adesso parto e poi vedrò un po' di diciamo rimediare a questa scomunica, che per lui era un guaio, no? E però, arrivato in Siria, dove sbarcò, si rese conto che alla fine qual era la mira del papato? Era quello di ritornare in possesso di Gerusalemme. E dai suoi dispacci, lui chiaramente poi aveva anche degli inviati, insomma la diplomazia c'era anche allora, arguì che al sultano, al Kamil, cioè il suo avversario, cedere Gerusalemme non avrebbe fatto né caldo né freddo, alla fine era un territorio come un altro, per i cristiani aveva una grande, diciamo, valenza spirituale, ma per i maometani mica tanto. Quindi dice, vabbè, allora mettiamoci da. Tu mi dai il territorio di Gerusalemme, io ne ho ancora un altro, e cerchiamo di non scannarci, che è stupido.
Ci sono delle lettere tra questi due che esprimono proprio l'intelligenza di due uomini veramente all'avanguardia per quei tempi, no? Al-Kamil e Federico II di Svevia, veramente due grandi della storia. Veramente. Alla fine la crociata non versa neanche una goccia di sangue e apre il cielo. Il Papa si arrabbia come una iena perché dice: no, non è possibile, ma come? Noi andiamo in Terra Santa e non beviamo il sangue degli infedeli, ma che razza di imperatore sei? So, alla fine lui fu proprio oltraggiato, tant'è che si cominciò a lavorare per detronizzarlo Federico. Cioè, mentre lui stava lì, il Papa fomentava le rivolte del meridione. Tant'è che poi lui dovette ritornare di corsa e rimettere tutto in ordine. Appena arrivò, vide che dei comuni si erano insomma, un po' ribellati, però arrivato lui, alla fine si mise tutto a posto e ritornò in possesso del suo regno del sud. Sì, tu dici a un certo punto, a differenza del vicario di Cristo, il mio amico sultano detestava la slealtà. Esatto, esatto, a differenza del vicario di Cristo, insomma, infatti è così. Sono proprio belli questi termini, queste piccole frasette che fai dire, che fai pensare. Grazie. Ovviamente a Federico, sì. Rendono veramente bene. E a Gerusalemme lui vede questa cupola della roccia, è la cupola della roccia. Ottagonale, è l'ottagono. L'ottagono, come ottagonale dice lui, dici tu, era la cappella di Aquisgrana dove era stato incoronato, esatto. Quindi cominciamo a vedere questo ottagono. Allora, l'ottagono è chiaramente una figura, voi avete mai fatto caso quando guidate, voi siete ancora troppo giovani per guidare, no, prenderete la patente. Ce l'hanno la patente. Sono anziane. 15 anni, 16 anni. 18. Sembrate molto più giovani. Vabbè, allora, se qualcuno di voi è in macchina, vi siete mai accorti che c'è un segnale che è diverso da tutti gli altri, che è il segnale dello stop, che è ottagonale, se ci fate caso. Perché ottagonale? Perché deve differenziarsi da tutti gli altri, perché è quello più importante, perché se non fai lo stop, se ne può andare dalla tua vita. Quindi chi ha ideato questo segnale è che dobbiamo dargli una forma molto particolare. E questo è l'ottagono. E l'ottagono è, dal punto di vista spirituale, qualcosa di molto molto profondo, soprattutto in Oriente è tenuto in grande. E lui ne è rimasto affascinato, perché la mediazione tra la terra e il cielo. Tu ottieni un ottagono se fai traslare due quadrati di 45 gradi, c'è tutta una simbologia. Lei dice: Doriana, già so che vuoi arrivare a Castel del Monte, no? Perché Castel del Monte è il trionfo dell'ottagono. Sì, lui sicuramente, secondo me, fu influenzato da queste costruzioni orientali. Assolutamente. E poi, diciamo, penso, io ho una mia idea, in questo mi discosto da molti che hanno dato una destinazione particolare a Castel del Monte, cioè chi ne ha fatto un luogo di osservazione astronomica, chi ne ha fatto un luogo di terme, no? Dove si va lì perché ci sono delle cisterne, certo non è un castello normale come tutti gli altri, infatti non ha il fossato, non ha le scuderie per i cavalli. Mamma dice: ma che razza di castello è questo? Se non serve per la difesa, che serve? Secondo me, ma questo è veramente un mio pensiero, lui lo aveva scelto come sua tomba, così come Augusto ha scelto il mausoleo che da Roma, cioè Castel Sant'Angelo, come suo luogo di sepoltura. Però non è escluso che magari lui pensava anche di farci un osservatorio astronomico, perché lui tra l'altro, come ho detto prima, amava tantissimo il discorso degli astri, la cultura astrologica, non astronomica, perché lui si circondava da personalità che erano veramente molto ferrati in questo campo, tra cui un certo Michele Scoto, era scozzese, quindi Scoto era un personaggio molto inquietante, questo Michele Scoto. Voi pensate che questo andava in giro sempre con un elmetto di ferro in testa,
perché aveva predetto a se stesso che sarebbe morto per il crollo di un, di un muro, e morì per il crollo di un muro. Però in quel momento si era tolto l'elmetto di ferro ed era talmente strano questa persona che Federico si divertiva, lo provocava. Un giorno gli disse: senti, tu devi misurarmi l'altezza che va dal tetto del, castello, sì, che mi pare al Lago Pesole, fino al cielo. E lui lo misura e dice: maestà, da, questo tetto al cielo ci sono tot, non metri, braccia, l'unità di misura di allora. Federico: sì, va bene, grazie. Poi con una scusa lo fa andare la quindicina di giorni fuori, lo richiama, dice: senti, ma tu l'altra volta hai misurato sta cosa tra il tetto e il cielo, ti dispiacerebbe di farlo un'altra volta? Nel frattempo Federico cosa aveva fatto? Aveva rimbassato, senza farsene accorgere, l'impiantino nel tetto di una trentina di centimetri, non di molto. Allora lui, quando ritornò di telescopio, fece le sue misurazioni, disse: maestà, deve essere successo qualcosa, o si è abbassata la terra o si è alzato il cielo. No, che cosa era? Beh, diciamo, su Federico corrono queste voci. Tu le smentisci un po', no? Le voci della digestione di sì, no, 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 perché per me due uomini. No, allora, l'altra, tante, se ne dicono tante su Federico. Per esempio, lui pare che avesse avuto, dicono alcune fonti, delle curiosità insane, per cui un giorno prese due schiavi, fece mangiare benissimo a tutte e due. A uno gli ordinò dopo di farsi la pennichella e all'altro disse: tu vai a caccia, mettiti in moto. Poi alla sera, quando gli fece giungere, gli fece quartare tutte e due per capire chi avesse digerito meglio. No? Ma è vero questa storia? Io credo assolutamente di no, perché un uomo così intelligente non può fare delle cose, secondo me. Allora io, vabbè, do il beneficio del dubbio, ma secondo me no. Poi l'altra cosa, per cui prego signora. Pesare l'anima, sì, so, misurava la... per l'anima, il peso, sì. Il peso di un uomo prima e dopo la morte, per capire, sì, lui, sì, per la tara, un peso onesto, infilò un uomo molto pesante, un'anfra, no, no, poi le si con l'anfra e alla fine, quando questo morì, aprì l'anfra, dice: ma l'anima dov'è? Però guardi signora, io non credo, no, tipo le leggende sul guerciale del pugno, sì, infatti, infatti, poi insomma. Ripeto, una personalità così di alto livello, secondo me sono leggende poste appunto dai suoi nemici, dai suoi avversari sicuramente. Infatti tu la smentisci questa cosa? Io la smentisco, almeno come romanziere, almeno questo, almeno questo, concediamocelo, sì. Concediamocelo. Senti, poi un'altra, sempre nell'ambito della cultura, quando lui cresce, decide di... quando rientra in Italia, di fondare questa università laica, allora, completamente questo laica. Questo è un grandissimo merito di Federico II, parliamo dell'università napoletana, che appunto è stata lui, l'università Federico II, ed è stata la prima università laica. Allora, tra i grandi meriti di Federico II, però adesso ci sono anche un po' di ombre, oltre alle, grandi, alle tante luci, perché noi abbiamo avuto nel sud il primo esempio europeo di Stato accentrato, no? Federico II è stato il primo che ha fatto del sud uno Stato organizzato veramente in maniera, diciamo, assolutistica, in maniera moderna, tra virgolette. Perché? Perché lui aveva diviso il territorio in giustizierati. Che cosa significa? Significa che per ogni circoscrizione, diciamo così, ci stava a capo un giustiziere, ecco, per cui giustizierato, che aveva l'incarico proprio di governare il territorio e di riferire al re. Per cui lui aveva la massima padronanza e autorità su tutto, a differenza di quello che accadeva normalmente nel Medioevo, dove c'erano, sapete, i valvassini, i valvassori, tutta una serie intermedia di poteri. Lui invece ci teneva il controllo totale
ed era uno stato organizzato magnificamente da questo punto di vista, perché lui ci teneva al controllo, e questo, ripeto, ha dato il primo esempio di stato accentrato e moderno. Però d'altro canto Doriana, secondo me, questo ha un po' anche tarpato le ali al sud, perché ha soffocato l'insorgere dei comuni. Cioè, contemporaneamente al nord nascevano, erano già nati dall'undicesimo secolo, già 200 anni prima c'erano già i comuni al nord, che avevano una grande autonomia, erano fiorenti, eccetera, eccetera. Invece noi altri, anche a causa, non dico per colpa, ma a causa di Federico, abbiamo questo soffocamento delle libertà comunali. Diciamo, questo è l'unico elemento un po' a sfavore di Federico. Però in compenso, se ci fosse un bicchiere d'acqua, ne sarei grato, perché grazie. Sì. Abbiamo avuto l'università, una buona università. Abbiamo avuto tanti esempi di modernizzazione da parte sua. Sì, parli anche a un certo punto della modernizzazione politica. Questo sì. Suo dare più, togliere molto ai vescovi, ma anche lasciarli di più liberi, cioè un mediatore bravissimo. Sì, un mediatore che, allora, vedi Doriana, ci sono su Federico dei giudizi discordi ancora oggi, insomma, come per tutte le grandi personalità. Per tutte le grandi personalità, diciamo, la storiografia inglese dice oggi, gli inglesi sono bravi, grazie, c'è una cosa che non riuscivo a parlare, grazie mille. Scusate. La storiografia inglese lo indica come un imperatore medievale, cosa assolutamente non vera, perché d'altro canto c'è tutta la storiografia mondiale invece che dice no, era un uomo a passo con i tempi, però aveva appunto degli slanci assolutamente fuori dall'ordinario. Lui ha fatto tante cose che veramente erano impensabili per lei. Io vedo qui donne che all'epoca erano veramente disprezzate dal punto di vista proprio come persona. Federico è stato il primo a legiferare in favore delle donne con le costituzioni di Elfi. Chiedo scusa per la voce, lui l'aveva chiamato anche Libera Augustalis, era questa raccolta di donne. Per la prima volta le donne erano tutelate, nessuno poteva permettersi di forzare la volontà di una donna. Pensate, anche le prostitute, chi si macchiava di violenza contro una prostituta, ripeto, in tutti i sensi, era punito con la morte. Chi oltraggiava un ebreo senza un motivo plausibile era punito. Quindi lui, da questo punto di vista, era veramente davanti. Davanti. Era proprio oltre l'epoca sua. Sì, è innovativo soprattutto. Innovativo. Ha moltissimi punti di vista, moltissimi. Infatti quando io ho segnato proprio, quando tu ne rientro in Sicilia, lui dice che toglie 30 anni di soprusi. Sì, alla Sicilia. Certo, perché questa terra martoriata, piena di ingiustizie, ancora oggi noi abbiamo una Sicilia che non è perfettamente pacificata da questo punto di vista, no? Perché insomma c'è sempre stata una tendenza all'anarchia in Sicilia, cioè i poteri, lo Stato non è mai stato riconosciuto, ancora oggi. Diciamo, ci sono delle difficoltà, diciamo, dai. Il suo essere isola, diciamo, il suo essere isola. Sempre, basta leggere il romanzo che consiglio alle ragazze, leggetevi Il gatto pardo, se volete un po' capire lo spirito siciliano. Sì, ecco, infatti. La Sicilia è sempre stata turbolenta. È vero, però terra di grande fascino, almeno. Assolutamente sì, la Sicilia è sempre stata una terra di grande fascino. A me affascina tanto. Senti, abbiamo parlato
all'inizio della nascita, no, di questo grande uomo, tu hai detto che la sua nascita è stata vista da tantissime persone in piazza, no? Sì. Ma anche il suo battesimo aveva uno spettatore speciale. Allora sì, uno spettatore speciale era San Francesco. San Francesco è più grande di Federico II di 14 anni e quando nella cattedrale di San Rufino fu battezzato, perché lui nato a Iesi, poi fu affidato per qualche anno a una duchessa di Urbino e quindi crebbe, diciamo, nei primi anni in queste regioni del centro Italia e fu battezzato nella cattedrale di San Rufino ad Assisi e spettatore tra tutti gli altri c'è stato San Francesco. Allora c'è stato effettivamente quell'incontro alla fine, io finisco un libro che è un libro in cui i dialoghi non ci sono se non nella parte finale. Esatto. I dialoghi compaiono nella parte finale, c'è un dialogo tra San Francesco e Federico II che io mi sono immaginato tu culo. Non abbiamo purtroppo abbiamo le registrazioni. Allora, non è improbabile però che Francesco si sia incontrato con Federico II, perché Francesco è stato in Terra Santa e quindi poi rientro coincide con quegli anni in cui lui è stato. Allora io mi sono immaginato questo dialogo tra questi due grandissimi uomini. Che cosa si sono detti? Beh, si sono detti, magari lo leggete nel libro, c'è sì, un dialogo anche sulla felicità. Bellissimo. Anche se lo lasci un po' così, cos'è la felicità? Cosa fa la felicità? Ma per Francesco la felicità è l'umiltà di accettare tutte le traversie, le disgrazie, le ingiustizie, le prepotenze. Dice Francesco, se tutti noi avessimo questa facoltà di sopportare, di lasciar perdere, di andare oltre, saremmo veramente felici. Questa è l'idea di Francesco. Infatti leggetevi il Cantico dei Cantici. È un inno alla semplicità, al contentarsi di poco, di quello che abbiamo. Federico era un uomo con un'ambizione strematissima. Invece San Francesco il suo contrario, la semplicità. E io mi sono immaginato che Federico restasse colpito proprio dalla sua antitesi, no? Dal fatto che trovare un uomo che era assolutamente diverso da lui, però lui mi sono immaginato affascinato. Sì, no? Tu dici che Federico quando lo vede dice tu avevi, cioè si informa su di lui, no? Certo, so che sì, tu sì, eri sì. Un figlio di un sì, un giovane dissoluto, hai fatto tutto. Hai ucciso. Sì, San Francesco, anche se magari può far storcere un po' il naso, ma come San Francesco sì, ne ha combinate di cotte di crude, ma io ho scritto anche un libro su San Francesco. Ah, è vero, meraviglioso. No, un libro su San Francesco, e però ne do una spiegazione assolutamente laica, i suoi miracoli per me sono frutto di una personalità eccezionale, ma non è qualcosa di trascendente, no? Quando Francesco parlava con gli uccelli, non sono, e credo, insomma, chi può pensare che parlasse davvero con gli uccelli? Nel Medioevo la povera gente, il popolino, spesso era indicato come corvi, cornacchie, come uccellini. Quindi è una metafora il fatto che Francesco parlasse con i cieli, in realtà parlava con la povera gente. Ecco, e poi io mi sono immaginato Francesco che ammansisce il lupo. Ma secondo voi è possibile che un uomo possa ammansire un lupo? Allora chi è il lupo secondo me? Il lupo deve essere una persona molto malvagia a quei tempi, e ce n'è una. Insomma io poi l'ho visto, diciamo. E mi sono immaginato che lui appunto facesse un lavoro di questa persona e lo portasse a più miti possibili. Da questo punto di vista io tendo a razionalizzare un po' i miracoli, come quando Cristo fa il miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci. No? Secondo me Gesù in quel frangente non ha fatto altro che convincere
chi c'era a condividere quello che avevano. Questa è la moltiplicazione dei pani e dei pesci. Non è la bacchetta magica che fa moltiplicare a dismisura, è soltanto il frutto di una personalità eccezionale, immensa come Gesù, che convince tutti quelli che potevano a condividere il di più con quelli che non hanno nulla. Questo è un vero autentico miracolo. Non so se siete d'accordo. No, sicuramente. Dal punto di vista storico sono personaggi grandiosi, poi esatto. Non crede, non certo, crede, quello, questione, è una questione di fede, o ce l'hai o non ce l'hai. O ce l'hai o non ce l'hai. È un dono anche quello, per chi crede è un dono anche quello. Sì. Abbiamo parlato di tutte le luci di Federico, sì. Però c'è una grande ombra forse in quest'uomo, che è il rapporto con i figli, e in particolare quello col figlio Enrico. Enrico VII, Enrico VII... C'è stato un rapporto disastroso, perché che cosa è accaduto, Doriana? Tu giustamente dici figlio, però fino a che punto si può chiamare figlio un bambino che è stato lasciato in tenerissima età in Germania e poi lo rivedi dopo 20 anni, 22, 23 anni? È chiaro che tra loro non c'è nessun tipo di rapporto, certo. E allora questo ragazzo, un po' ingenuamente, ha pensato di emanciparsi dal padre alleandosi con i potentati tedeschi, no? Lui era destinato a diventare l'imperatore di Germania, e però poi alla fine diventa insofferente nei confronti del padre, tra virgolette, che non aveva mai visto, non se lo ricordava proprio. E Federico, che da questo punto di vista, come si dice da queste parti, non era dolce in sangue, no? non gliela perdona, e fa imprigionare, lo umilia, e lui, mentre lo stanno portando da una regione all'altra, decide di suicidarsi e si butta in un dirupo col cavallo dove sta, e niente, quindi questo figlio muore, lui se ne dispiace, però insomma lui di figli ne ha avuti tanti, ma quelli che ha amato veramente sono due o tre. Il primo in assoluto è Manfredi, no, noi abbiamo Manfredonia in Puglia, che appunto prende il nome da Manfredi, che era il figlio naturale di Federico, non era un figlio legittimo, era il figlio che lui ha avuto da questa bianca lancia, da questa sua amante che lui amava tanto, ed era quello che più gli assomigliava come carattere. Però attenzione, ci sono più di una fonte che postula, no, ipotizza, che Manfredi abbia ucciso il padre. Ci sono delle miniature in cui si vede Manfredi che soffre, Federico II, che soffoca il padre per impadronirsi del re. Però sono delle congetture. C'è un cronista fiorentino, un certo Villani, che dice che le cose sono andate così. Però qui andiamo proprio nel... Sì, certo, ipotesi. Nelle ipotesi, io non credo, anche perché insomma ci sono, non so, poi lui alla fine ha lasciato il potere all'erede legittimo, non è chi ha voluto impadronirsi. Però per dovere di cronaca riferisco pure questa cosa qui. No, mi è piaciuto molto appunto dal punto di vista letterario, perché come hai detto tu è sempre un romanzo. Sempre un romanzo, sempre. Quando lui al funerale di Enrico guarda e riconosce le fattezze di Costanza. Mi sono immaginato che lui... È una bellissima scena questa, grazie. Proprio sì, bella, sì. Molto, molto toccante. Grazie. E infatti, e lui vedendo questa immagine cerca di auto... Si sente qualche rimorso. Si sente qualche rimorso e dice... Forse ho sbagliato, non so, cioè, però l'idea è questa, ovviamente romanzata, però vedi, è sempre un romanzo, parliamo anche dell'autore, perché voglio dire, è anche bello leggere come è scritto determinate cose. Senti, il rapporto con la Puglia. Allora, lui ama. Sì, lui ama tantissimo, anche se ripeto l'epiteto, il ragazzo di Puglia significa tutto il sud, ma lui per la prima volta viene in Puglia nel 1223, quando ritorna dalla Germania dopo 8 anni che lui è stato in Germania,
ritorna al sud, prima fa la tappa a Roma e poi si dirige verso Palermo, perché lì era la sua sede, la sua reggia. Però cammin facendo decide di visitare questo lembo di territorio che è la Puglia e se ne innamora in maniera pazzesca. Lui dalla Puglia non se ne vuole più andare, gli piace tanto, e lui gli piace soprattutto la zona della Capitanata, no? La zona del Foggiano. Però stiamo parlando della Puglia di 800 anni fa. Infatti tu lo dici diversa. Anche, no? Aspetta, ce l'ha descritto, mi sono segnata la pagina. La Puglia di 800 anni fa era molto diversa, era una terra meravigliosa. Lui quando andò in Terra Santa disse, ma Dio è nato qui, è vissuto qui, Gesù, ma se fosse venuto in Puglia... Ammirai le pinete cristallizzate entro sottoboschi di muschi e di felci, il mare smeraldino che lambiva alte coste pullulanti di grotte misteriose e solenni mete di arcangeli. Ne fui così ammaliato da chiedermi perché Dio non avesse scelto questo luogo per farne la sua terra promessa. Eh sì, perché lui era abbacinato dalla Puglia, ma ripeto, la Puglia doveva essere una meraviglia a quei tempi. Ecco, specialmente in questa zona era piena di laghetti, era piena di acqua, la Puglia era un'intera foresta, le murge, no, voi avete presente le murge? Le murge che cosa sono oggi? Sono delle terre desolate, no? Sono dei crateri lunari, ma all'epoca erano boschi. La foresta di Mercadante, no? È l'unico lembo che ci è sopravvissuto, ma allora era tutto così la Puglia, era una meraviglia. Poi gli ultimi a distruggere sono stati i piemontesi quando hanno fatto l'Unità d'Italia, no? Che per prendere i briganti cominciano a incendiare le nostre foreste, quindi voglio dire, ne hanno fatti tanti di guasti. Ma ai tempi di Federico la Puglia era una meraviglia, perciò lui non se ne voleva andare di qua. Sì, l'amava più di Palermo, l'amava assolutamente Sicilia. Più di Palermo e non... Poi anche per, diciamo la verità, anche per... una questione strategica, la Puglia era tanto più al centro rispetto alla Sicilia, quindi aveva anche possibilità di spostarsi meglio per andare al settentrione, che lui aveva poi le sue beghe, che Federico qui è stato anche un grande stratega militare, perché aveva contro i comuni del settentrione che li muovevano in guerra, la Lega Lombarda, no? Posti sì, bellissimo, la cosa del carroccio mi ha fatto veramente ridere, mi ha fatto ridere, come lo descrivi. Allora, no, ma come anche lui lo descrive anche in un modo particolare, in cui alla fine Federico chissà cosa si immagina di questo carroccio, poi effettivamente è un carretto, cioè... un carretto, simbolo del carroccio. Mi ha fatto ridere, sinceramente, mi ha fatto parecchio ridere. Senti, un'altra cosa. Sì. Lui dice, no, quando fonda la scuola siciliana. Sì. Che spero che non si io non venga ricordato per i versi che scriverò, perché sono brutti, assolutamente brutti, e tutto questo. Spero invece di essere ricordato per il suo libro, no? Sull'Ars. Le arti venandibus, dell'arte di cacciare con gli uccelli. Io ce l'ho a casa, è un libro che ho letto, e vi garantisco che, vabbè, io no, posso essere anche noioso, ma è straordinario pure come scrittore. Cioè, probabilmente non lo ha scritto interamente lui, lo avrà dettato, però certo. L'impianto sicuramente è frutto del suo cervello. È un libro bellissimo, che parla di tutti i vari espedienti della caccia e del mondo della natura, con dovizia di particolari. Ancora oggi gli studiosi del ramo, della falconeria, dicono che questo è un trattato insuperato. Cioè, nessuno ha scritto cose belle come questo. Quindi quest'uomo aveva il dono proprio, che dove metteva le mani c'era, rifulgeva tutto. Insomma, le arti venandi cum habibus è un trattato veramente che consiglio, specialmente ai giovani, di leggere, perché se uno vuole farsi una cultura ecologista, lui amava tantissimo la natura a quei tempi e non c'era inquinamento. E lui invece era già anche in quello ante litteram, cercava di preservare i territori, cercava di non inquinare, metteva delle multe per esempio ai tintori che inquinavano i torrenti. Insomma,
sì, detto tutto, era, cioè, ecologia, era, sì, sì. Era, era veramente avanti. Mi piace quando parli del rapporto col falco, no? Col falco, sì. Un falco non lo si doma con la forza o col ricatto del cibo, solo l'attrazione imponderabile verso un determinato individuo, l'amalgama di sensibilità, sapienza, umor dolce e fermezza possono realizzare il miracolo del sodalizio con l'uomo. Ecco per cui parlo di arte e non di semplici espedienti per piegare al voler nostro un animale. Esatto. Dice la differenza col cane. Assolutamente, con... no. Il cane è appunto un essere che è docile, che ti obbedisce, che fa la tua volontà. Invece il falco c'ha la sua individualità, c'ha la sua coscienza, c'ha la sua personalità. E quindi non si può parlare di domani, si parla di... Di un rapporto. Non c'è uno che predomina sull'altro, è proprio un rapporto a tutti gli effetti. Al tempo di Federico II, l'Europa era minacciata dai mongoli, no? Da Gengis Khan, che stava invadendo, aveva già invaso tutto il lontano, medio e vicino oriente, ed era quasi arrivato alle porte di Vienna, no? Quindi era un pericolo. Poi per fortuna morì Gengis Khan, quindi il pericolo rientrò. Lui disse, sfogandosi con un cortigiano, io darei tutto il mio regno per poter fare il falconiere, cioè per dire quanto lui era appassionato di questo. Lo dici proprio, sì, che sì. È proprio la sua grande passione. Era, diciamo così, lo sport per eccellenza dei nobili. Allevare un falco significa avere cospicue ricchezze nella faccia. Senti, per concludere, sì, direi qualcosa sulla profezia della sua morte, no? Lui viene profetizzato di morire in una città col nome di un fiore, sì, e si allontana da Firenze, non tornerà mai più a Firenze. Sì, sempre questo famoso Michele Scoto. Scoto, no? Gli disse che morirai sub fiore. Sub fiore. Sotto il fiore, sotto il segno del fiore. E lui, preso da questa paura, rifiutò sempre di andare a Firenze, la città del Giglio, e poi alla fine è morto a Castel Fiorentino, no? Vicino a Lucera, 10 chilometri da Lucera. Io mi immagino che lui, quando ha saputo, poi non sappiamo benissimo come sia morto Federico, no? Forse un'indigestione, una dissenteria, ci sono delle perplessità. Fatto sta che lui è morto a Castel Fiorentino, quindi la profezia in qualche modo si è avverata. Si è avverata. È morto a quasi 56 anni, 55 anni, insomma mancava poco al suo compleanno. Sì. Un attimo, che tu dici anche a un certo punto quello che lui vorrebbe che si dicesse di lui alla morte, ma che si dica almeno questo di me: con il coraggio e l'ignavia, la fede e il disincanto di cui sono stato capace, ho ricercato senza posa quell'equilibrio sottile, precario, delicato, forse inesistente, tra il piacere e il dolore del vivere, non l'altro. Sì, me lo sono immaginato appunto come un uomo che ha cercato i due estremi, il dovere e il piacere, e ha sperimentato in tutta la pienezza tutto quello che la vita poteva dargli e che gli si è preso, perché era un volitivo, quindi ci devo prendere il meglio e se l'è preso. Grazie. Grazie. Grazie a voi. Grazie.